Oh, Sabaeta, come stai? Bene, chi sei? Sì, Radio 24, Cruciani, come stai? Oh, come stai? Amica mia, amica mia. Cara, come stai? T'ha abbandonato Parenzo, eh? Parenzo t'ha abbandonato. T'ha abbandonato. Non ti ha preso a casa sua, nonostante la grande petizione popolare, eh? Come va? Come va? Stai lavorando? Come va, cara? No, sto a casa, stavo male. Come stai male? Che è successo? Sto male, ho avuto un'influenza. Ah, l'influenza. Ma i lavori? Ma lavori o no? No, niente. Ma niente perché non ci sono lavori, perché la gente non ti vuole. Però, ma che c'entra l'influenza, dura una settimana? Non c'è lavoro, dove mi trovo lavoro? Ma in tutte queste settimane, in tutti questi mesi che non ti abbiamo sentito, che hai fatto, amica mia Sabaeta? Sempre stavo a casa, sono stato anche a Bosnia. Bosnia lo sappiamo, sì. Ecco, sei sempre nel campo? Sì, sempre sto a campo. E com'è la situazione lì? Sempre drammatica o no? Ma sempre, cioè sempre sei sempre circondata da delinquenti, immagino, no? Mamma mia, non si può vivere più. Che fanno sti delinquenti? Che fanno? Rubano le macchine, li bruciano, li buttano mezzo alla strada, pieno campo, pieno campo, macchine che rubano. Ah, portano le macchine, rubano le macchine fuori e le portano dentro il campo? Ecco. Poi che fanno di altre cose, diciamo, di delinquenti? Fanno portafogli? Porca che fanno? Miseria. Questo sì, per forza questo sì. Non c'è lavoro, cioè, non c'è anche lavoro. Una persona per bene rischia di diventare per male in un contesto così. Io lo capisco il dramma sociale di Sabai, di questa signora, cioè dramma vanno sociale, divisi. Dramma sociale, sociale, se tu metti delle persone per bene con delle persone per male, le poche persone per bene sono assediate dalle persone per male. Ma dimmi, Sabai. Io dove vado? Non c'è certo. Dove va andare adesso? Sto aspettando, certo. Che hai fatto la domanda a mio marito di che mi danno di casa popolare. Casa popolare, amica mia, adesso ci stanno prima un sacco di gente, prima di Sabaeta, dai su, c'è un po' di gente prima, vediamo, no? Non so. Comunque adesso arriva il governo Salvini, Salvini. Lo so, per me è uguale, per me è uguale perché sia Salvini, sia Renzi, sia perché... Per noi è sempre stato uguale. Adesso che arriva Salvini sì. Quello che vuole fare, sì. Con le ruspe, sì. Quello, chiudere Campirò. Benvenuto. Cioè? Benvenuto. Perché sei contenta che arrivi Salvini? Sei contenta? Perché sa io che non faranno niente più che chiuda. Scusami un attimo Sabaeta, ma a parte il fatto che è una vergogna che nonostante una petizione di migliaia e migliaia di persone Parenzo non abbia ancora fatto lavorare questa signora, adesso tu ti impietosisci di fronte a Sabaeta, ma intanto non l'hai assunta anche solo temporaneamente presso le tue abitazioni romane. Comunque, non sono un imprenditore, io ho già pensato. Sabaeta, non lo so. Ma Sabaeta, scusa, ma qualche lavoretto a casa di Parenzo lo faresti tranquillamente, no? Cioè, sì che la farebbe volentieri. Ho capito, cara, ma io ho già una persona che lavora con noi e grazie, ma quindi non è che sono uno ricco io, quindi non è che posso assumere chiunque. Sì, vabbè. Sabaeta, scusa un attimo, hai sentito che adesso il Comune di Roma vuole fare questa idea, secondo me un po' assurda, di dare dei bonus, dei soldi alle famiglie romane che ospitano le persone che escono dai campi rom. Tu che ne pensi di questa idea della signora Raggi? Ascolta, io sono contenta. Sì. Che non ci saranno campi più. Sai perché? Sì, ci giusto, sono delinquenti, ci sono persone che non sono buone. I campi si devono chiudere, sporcheria. Esatto. Benissimo. Mondizia. Ottimo, bene, viva Salvini allora. Viva Salvini. Viva Salvini, ottimo. Però scusa, amica mia, non è che ti possono dare i soldi per andare via dai campi. Daranno una casa, gli daranno una ti metti a cercare una casa da sola, cara Sabaeta. Vi mettete a cercare le case da soli o no? Come faccio da sola, vado a rompere la casa. Vai da un'agenzia immobiliare e chiedi una casa in affitto, amica mia. Ma non c'ha una lira come tanti lei, però. Che lavoro fa? Si vede che non può. Dove ce l'ho io soldi? Ma ho capito, pure altre persone, gli italiani non hanno un quattrino e si vanno a cercare le case. Ma lei è italiana, ti ha detto. Ma lei è italiana, non rom, diciamo, quelli che non sono rom. Ma è italiana lei. Sabaè, comunque la cosa incredibile è che Parenzo non ti vuole presso la sua abitazione a lavorare. No, ma io non posso assumere perché non sono un imprenditore. Dì una cosa, Parenzo, fammi lavorare, Sabaeta, fai un grido di dolore. Parenzo, fammi Parenzo, fammi lavorare, per favore.
No, ma signora cara, lei deve dire sì, Fico, dai. Fammi lavorare. Fico, il presidente della Camera. Lui, ad esempio, ha anche avuto, credo, forse con la sua compagna, dicono, un piccolo problemino. Quindi potrebbe essere interessante se lei nell'abitazione però romana del già presidente Parenzo, della fammi Camera. Lavorare. Parenzo, ma Parenzo, Parenzo non è mica famica il deputato, Parenzo. Fai lavorare, così io divento una signora. Fai lavorare questa signora Sabaeta, per signora favore. Cara, io non sono un imprenditore. Ho capito, ma posso sei dare un democratico. No. E sei uno aperto, democratico, molto, molto liberale, molto filo rom, diciamo, no? L'integrazione e queste robe qui, che schifo. L'integrazione, guarda. Assolutamente. Vabbè, comunque, signora, vabbè, ti saluto, a presto. Anche io, ciao, ti saluto. Non vengono più le telecamere di dalla vostra parte, là, le telecamere di Rete 4 da quelle tutto. Parti. È chiuso tutto. E non vengono più, e come mai non vengono hanno più? Chiuso tutto, hanno così, chiuso tutto. Meglio, basta, certo. Ma venivano per niente, per niente. Ciao, ciao, ciao. Ciao, bello, ciao.